Possiamo cominciare, credo. Buongiorno, e intanto grazie dell'invito che mi dà la possibilità di perlomeno rivolgere la parola, non dico porre questioni a lungo con alcune delle personalità più interessanti del mondo giuridico oggi. Quindi ringrazio veramente di cuore di poter avere questo dialogo con tutti voi. Io ho strutturato questo dibattito per 10 minuti a testa delle persone, credo che 10 minuti, ieri da Renzi hanno fatto 4 minuti, quindi credo che potete essere contenti, all'Aspen si fa 3 minuti, quindi so che per i tempi dei magistrati forse sono brevi 10 minuti, però insomma credo che ci possiamo stare. Questo dibattito viene alla fine, diciamo, di un convegno che, al di là di come è stato raccontato sui giornali, e appunto entriamo immediatamente in merito, alcuni giornali l'hanno più preso dal versante magistratura e politica, altri più dal versante autocritica dei magistrati sulle proprie opere, diciamo, sui propri comportamenti. Comunque, di sicuro è un convegno che ha, si è tentato di muoversi su 2 binari. Non è la prima volta, perché voglio dire, è da anni che la magistratura tenta sempre di mantenere, diciamo, sia un livello autocritico di riflessione, sia un livello di difesa della propria autonomia. Però questo convegno mi sembra aver posto in maniera, grazie anche alla relazione che è stata molto forte del Presidente Sabelli, credo abbia posto in maniera molto più chiara questo doppio binario su cui oggi ci si muove, sia nella cronaca sia per l'appunto nel dibattito politico. Ci sono alcuni nominati, alcuni convitati di pietra, diciamo, in questo convegno, come ecco, qualcuno ride qui alla mia sinistra, sorride. Cercheremo, come dire, di mantenerci su un livello istituzionale, non di polemica politica, però mi piacerebbe fare di questo ultimo giro non solo una riflessione così un po' fredda, veramente tentare di un po' tirare le fila di un argomento che rimane molto caldo e decisivo. Avrei di conseguenza, scusate un raffreddori, tutti quanti ne abbiamo, e di conseguenza avrei organizzato questo dibattito quasi in 2 parti. Vorrei intanto chiedere alle persone che sono state chiamate come ospiti a riflettere, come coprotagonisti a riflettere su questo tema di informazione e politica, un giornalista abbiamo, Ferrarella, del Corriere, abbiamo un avvocato, che è il presidente dell'Unione delle Camere Civili, Valerio Spigarelli, e abbiamo un francese, Antoine Garapon, che è giornalista e giurista, e sta lavorando moltissimo su una nuova frontiera di questo dibattito, che è i social network. Per cui io darei immediatamente la parola per avere, come dire, una riflessione di risposta a questi 2 giorni di lavoro a Luigi Ferrarella del Corriere. Luigi Ferrarella nel 94, quando scoppiò il grande tema, il bubone, diciamo, che era stato sempre un po' sotto pelle del rapporto tra informazione e politica, parlo del 94 per l'appunto dell'annuncio dell'avviso di garanzia a Silvio Berlusconi durante il vertice, lui nel 94 era un bambino probabilmente, ma rimane quell'atto come l'atto fondativo di una grandissima polemica e di un cambio di passo nel rapporto tra magistratura e informazione. Luigi, in questi anni è cambiato qualcosa? No, purtroppo, ti ringrazio della gentilezza, ma purtroppo non ero un bambino, ero già a fare la cronaca giudiziaria al giorno, non al Corriere da 3 anni. Insomma. E quindi mi ricordo bene tutto il periodo di Mani Pulite, compreso quell'evento che tu richiami. Io nel ringraziare intanto della cortesia di questo invito, voglio provare a ricambiare proponendo un'impressione che anche oggi forse può materializzarsi qui, se uno non affronta e non leva quel velo di ipocrisia al quale ci richiamava prima il dottor Vanori nella sua relazione.
E cioè, io temo che su questi argomenti ai giornalisti vengano fatte critiche sbagliate e non vengano fatte le critiche che dovrebbero essere fatte. Noi saremmo veramente disarmati e dovremmo solo cospargerci il capo di cenere se, per esempio, ci si ricordasse come in questi anni sicuramente è venuto meno, si è affievolito tantissimo quello che nella sua relazione introduttiva Sabelli, parlando della propria categoria, definiva il valore della disapprovazione diffusa, l'ecologia professionale, la capacità di ciascun ordine, in questo caso il nostro ordine professionale, di sanzionare con una disapprovazione diffusa all'interno della categoria i comportamenti scorretti, quando anche non necessariamente violazioni di legge. Saremmo disarmati, perché basta pensare alla differenza, non so, 30 anni fa il direttore di un importante quotidiano si dimise da un giorno all'altro perché il suo giornale aveva ospitato l'articolo di una cronista che dava conto, sulla base di un documento asseritamente proveniente da forze di polizia, di una certa trattativa relativa alla liberazione di un politico rapito dai terroristi. A distanza di 30 anni siete stati tutti testimoni di vicende nei quali la pubblicazione di fatti falsi basati su falsi documenti asseritamente di provenienza polizia giudiziaria non ha determinato niente, anzi chi li ha fatti continua a fare il metrapensè del giornalismo. Così come sarei molto disarmato se, per esempio, ci si rimproverasse il fatto che, questo è vero, aumentano i casi anche tecnicamente di violazione del segreto. Aumentano i casi in cui effettivamente, per esempio nell'uso delle intercettazioni, i giornalisti invece di coglierne i nessi e spiegare il contesto ai lettori, si limitano effettivamente molte volte a quello che viene chiamato il giornalismo di trascrizione, il copia e incolla. Sarei disarmato perché dovrei dire con voi, effettivamente, se si continua così globalmente nella categoria, prima o poi arriverà una legge bavaglio e ce la terremo e sarà meritata. Allo stesso modo sarei disarmato se ci venisse rimproverato il fatto che ormai è stata abbattuta quella barriera del suono che già prima era spiacevole ed era fatta di tutti quel bagaglio di trucchi, sotterfugi, insinuazioni, enfatizzazioni, omissioni di cose prive di senso, accostamenti suggestionanti, che già erano, come dire, l'aspetto brutto di un certo tipo di cronaca malata prima, ma adesso è stato abbattuto questo muro del suono. Nella cronaca giudiziaria voi, magistrati, avvocati, forze dell'ordine e lettori come cittadini, molte volte ormai sperimentate che non siete più sicuri, si è rotto un patto, non siete più sicuri che quello che leggete almeno come punto di partenza sia una circostanza vera, seppure poi anche faziosamente commentata. Si è rotto questo patto di fiducia tra lettore e giornalista. Invece vedo che più che farci queste critiche, ci viene poi alla fine all'osso che cosa sempre rimproverato. Il fatto che, e naturalmente io voglio stare nel campo di gioco non delle violazioni del segreto in senso tecnico, perché su quello non c'è discussione, ma restando nel campo di gioco delle notizie che non sono più tecnicamente coperte da segreto, sono in atti o iniziative depositate o portate a conoscenza delle parti, sono in questa fase di indagine dove c'è stata già un po' di discovery e sono nel processo. Stando in questo campo di gioco, quello che sostanzialmente alla fine ci viene rimproverato è il non stare al nostro posto, che è il posto nel quale ciascuno di voi, magistrati, avvocati, forze dell'ordine, politici, vorrebbero che noi stessimo, attraverso il criterio della rilevanza. Tu giornalista, si dice, devi pubblicare, sei liberissimo, eccetera, però devi pubblicare solo quello che è rilevante. E certo che è così, ma il problema è chi decide che cosa è rilevante. E allora rispetto a questo, su questo sì, io credo che non ci sia negoziabilità. Che cosa è rilevante lo decide e si assume la responsabilità il giornalista. E come scrivere quella notizia che ha deciso essere di rilevante interesse per il pubblico lo decide, assumendosi le responsabilità connesse, il giornalista.
Questo per due ragioni, una direi pratica terra-terra e una diciamo un po' più alta. Quella pratica terra-terra è che anche questa tentazione sempre più strisciante di cercare di schiacciarci nell'ambito della rilevanza penale delle cose che saremmo legittimati a scrivere escludendo le altre, è irrealizzabile nella pratica se ci pensate, perché una volta che siamo tutti d'accordo che fuori da questo campo della rilevanza devono ovviamente restare i dati personali sensibili della vita privata e di salute delle persone, poi per il resto io vorrei che voi scendeste nel merito. Che cos'è rilevante penalmente? È quello che è contenuto nelle imputazioni? È solo quello? O è quello che è contenuto anche nell'atto giudiziario che reca le imputazioni, ma che non è direttamente utilizzato nelle imputazioni? Oppure è anche quello che è contenuto nell'atto giudiziario senza che con diretto riferimento venga richiamato, ma che magari resti sparso negli atti allegati al documento giudiziario che fotografa quel passaggio giudiziario? Vedete che le risposte, a seconda risposta che date, voi restringete sempre di più l'ambito di notizie sicuramente di interesse pubblico che voi avete avuto e sulle quali come cittadini vi siete fatti le idee, per fortuna. Luigi? Faccio degli esempi terra-terra. Se in questo paese qualche mese fa è cambiata la legge sui criteri di rimborso dei partiti, è successo in dipendenza di una serie di vicende giudiziarie il cui racconto si è soffermato non solo sugli aspetti sicuramente di rilevanza penale, ma anche su aspetti che certamente non avevano una traduzione in un'imputazione, ma che venivano fuori da quelle indagini penali. Luigi, scusa, ti interrompo perché credo che questa parte qui sia stata molto chiara. Io però ti faccio un'obiezione su questo punto. Il tuo ragionamento, mi permetto di fare un'obiezione dal punto di vista dei magistrati, insomma, no? Cioè, quello che tu dici su chi decide la rilevanza è centrale per l'autonomia dei giornalisti, ma io credo che dietro la questione posta dai magistrati, in qualunque luogo la sia stata posta, è che i giornalisti a loro volta non sono delle tabule rase e la rilevanza diventa sempre e comunque un elemento di scelta politica. Io credo che noi non dovremmo evitare di discutere il fatto che la rilevanza o l'uso delle informazioni non ha a che fare solo con l'uso tecnico delle informazioni, ma l'uso politico delle informazioni. Ma ecco, certo che è così. A questo come rispondi? Perché io credo che questo sia una cosa un po' non detta, io sto un po', diciamo, mi permetto di usare la mia libertà per sciogliere un po' le cose non dette dentro. Ma io accolgo questo invito e sempre con minore ipocrisia te lo porto alla sua disvelamento totale. Certo che è così, ma il paradosso è che più si accetta un sistema nel quale in teoria ci sono sempre maggiori dosi di proibizionismo nel rapporto tra quello che il giornalista legittimamente ha diritto di sapere e quello che invece è costretto a cercare. Sempre maggiori dosi di mutismo nei protagonisti dell'azione giudiziaria, perché non è che non vogliono parlare solo i magistrati, per altre ragioni non vogliono parlare neanche gli avvocati, non vogliono parlare neanche le forze di polizia. Più tu fai questa cosa, più crei le condizioni per quei guasti che lamenti, perché il giornalista che è cieco da un punto di vista di strumenti legali, trasparenti alla luce del sole per accedere alle notizie giudiziarie, per curare la propria cecità viene costretto a indossare l'unica lente che lenisce questa cecità, e cioè il rapporto personale con la fonte. Ma il rapporto personale con la fonte nel quale tu mi schiacci fa sì che tu ti metti nelle mie mani. Soltanto il mio scrupolo, la mia fortuna, il tempo se ce l'ho, la bravura se ce l'ho, la buona fede se ce l'ho, fa sì che io riesca a dosare il rapporto con le varie fonti in modo tale da usarle io quel tanto che mi serve per vedere quello di cui devo scrivere e non essere usato io e trasformato in buca delle lettere. Se io sbaglio questo dosaggio di rapporto, faccio la buca delle lettere di volta in volta. Del PM che vuole andare sul giornale con la sua indagine, dell'avvocato che vuole fare la sua campagna sul giornale, del poliziotto, finanziere e carabiniere per la sua logica personale di carriera o di cordata alla quale appartiene, del cancelliere, dell'interprete. E quindi Luigi, per concludere,
un singolo provvedimento che rassicurerebbe, diciamo, che metterebbe al sicuro il giornalismo e anche i magistrati da queste reciproche ambiguità, secondo te quali sono? Io ce l'ho, so che qualcuno lo annoio perché l'ha già sentito, è dal 2006 che provo a dirlo, è dare al giornalista un accesso diretto, trasparente, alla luce del sole, di tutti gli atti che sono depositati in un certo momento alle parti del processo, secondo le scansioni in cui questo avviene. Se voi ci pensate, questa cosa azzererebbe un sacco dei guasti che voi avete discusso in questi giorni. Fine del circuito mediatico giudiziario dei rapporti incestuosi, perché se tutti hanno tutto legalmente alla luce del sole, si spezza quel rapporto malato con la singola fonte. Fine delle campagne mediatiche dei processi in televisione, perché mentre oggi, quando finisce la sceneggiata televisiva, il giorno dopo non c'è nessuno che si può alzare a dire non è vera quella cosa. Se tutti hanno tutto la luce del sole, il giorno dopo si vede invece chi è che ha raccontato ballo il giorno prima. E quella disapprovazione diffusa di cui faceva cenno Sabelli diventa sì ecologia professionale. E rispetto anche all'obiezione tua di prima, le valutazioni politiche, per esempio inquinate ovviamente, perché non c'è solo il giornalista, c'è anche la sua testata, c'è l'orientamento politico della sua testata, i rapporti di forza economici della sua testata. Perfetto, se tutti hanno tutto, tu dai più forza al singolo giornalista, perché nessuno si può più permettere di non scrivere una cosa il giorno dopo, altrimenti il giorno dopo è l'unica testata che sarà... che apparirà come una testata omertosa che ha nascosto una notizia che tutti gli altri hanno scritto. Va bene, grazie Luigi, hai parlato per 11 minuti, io sono come sempre ossessionata anche perché ho la trasmissione oggi, quindi dobbiamo chiudere a una certa ora e quindi i tempi dominano la mia vita. Avvocato, allora, Valerio Spigherelli, Presidente dell'Unione Camere Penali, voi avvocati siete sempre stati molto critici, però insomma devo dire che voi avvocati avete da farvene perdonare, perché a proposito di giustizia e magistrati, si dice sempre che il magistrato passa le notizie, ma da mia esperienza il 50% delle volte le passano gli avvocati e le passano con altrettanto, diciamo, come dire, intento manipolatorio dei singoli magistrati, insomma. Mi piaceva avere una sua riflessione su che cosa si sta evolvendo in merito. Poi, vabbè, Sabelli ha parlato anche di tutta una serie di idee da raccogliere, diciamo, nel rapporto con voi, però io penso che potremmo tenerci su questa storia qui. Insomma, gli avvocati come grandi manipolatori, diciamoci la verità. Sì, gli avvocati come grandi manipolatori nel momento in cui possono manipolare qualcosa, il che avviene, diciamo, fatalmente subito dopo che la manipolazione significativa è avvenuta, perché qui quando parliamo di un rapporto, tra virgolette, particolare tra giustizia e informazione, è stato ripetuto anche oggi, tendenzialmente parliamo di un rapporto tra procure della Repubblica, circuiti investigativi, fase delle indagini preliminari e informazioni. Quei momenti in cui gli avvocati possono, lei dice, manipolare, diciamo, dare la loro opinione, anche tentare di indirizzare l'informazione, sono momenti tendenzialmente successivi. Ma vi volevo ricollegare, e ne ho da dire però di pessime sugli avvocati, le abbiamo detti, perché qua c'è un tema che è stato appena sfiorato, che è quello della spettacolarizzazione dei processi che vediamo in televisione, in una serie di trasmissioni. Sì, ma infatti, avvocato, cioè, devo dire... Ma lì, guardi, con me sfonda una porta aperta. Sì, perché... ma infatti, dicevo, forse vale la pena di mettere, perché si parla sempre di magistratura e politica, ma invece gli avvocati hanno avuto un'evoluzione, e lo dico io come esperta di comunicazione negli ultimi anni, da impazzire. Cioè, voglio dire, sono diventate tutte delle persone che in maniera abbastanza, non tutte, diciamo, si è creato un clima nel mondo dell'avvocatura in cui, come dire, l'idea di diventare un avvocato superstar, peraltro non è solo italiana, questa cosa viene dal mondo anglosassone, insomma, ha molto cambiato. Allora, secondo me, la domanda era, lei vede, diciamo, in questo momento un cambiamento in questo rapporto? Ci dobbiamo rassegnare? No, magari... O c'è qualcosa che la magistratura può fare anche per evitare? No, speriamo che lo faccia l'avvocatura, e l'avvocatura lo fa, perlomeno una parte, perché questi fenomeni che lei dice sono stati criticati apertamente dall'avvocatura, da una parte dell'avvocatura. Le farò da qui a un momento un esempio per farle comprendere, ma volevo... diciamo, riagganciarmi a quello che diceva prima Ferrarella.
Il fatto di risolvere il problema delle distorsioni che sono state anche qui raccontate, appunto tra circuiti informativi, tra alcuni uffici di procure e i giornalisti, non si risolve mettendo a disposizione dei giornalisti gli atti del processo nelle fasi in cui quegli atti non diventano più segreti. Per un motivo del tutto evidente, perché i tempi del giornalismo sono tali, e voi me lo insegnate, che quello che il giorno dopo verrà pubblicato sarà essenzialmente il fatto rappresentato dall'accusa. Qui c'è un problema che è stato giustamente richiamato nelle relazioni. Nel nostro paese l'idea del processo penale si sta consumando nella idea dell'indagine penale. E un valore fondamentale che è della giurisdizione, cioè la terzietà, l'equilibrio tra l'ipotesi di accusa e la difesa, è prima di tutto estraneo anche ai circuiti informativi. La notizia qual è? È il provvedimento di custodia cautelare in cui c'è una rappresentazione fatalmente unilaterale, ovviamente, della realtà, e quella viene in quel momento pubblicata. Allora, il primo punto in considerazione è se è vero che la informazione giudiziaria svolge quel ruolo di watchdog che dovrebbe essere, e noi riteniamo che non lo svolga anche e soprattutto perché i tempi che misurano alcune informazioni giudiziarie non permettono quello che è proprio il minimo indispensabile di un giornalismo che fa questo tipo di funzione, e cioè verificare che quel che io ti dico, che io sia un avvocato, che io sia un pubblico ministero, la cosa non cambia, è tra virgolette riscontrato. Questo non avviene, ma su questo però sopperiscono le norme del codice di procedura penale. In un dibattito fatto al Consiglio Superiore della Magistratura con un suo illustre collega, mio grande amico Antonio Polito, siccome l'accompagnavo io, andammo verso l'ergife e io gli parlai dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Stia attento a non svelare una conversazione privata. No, era pubblica, perché poi io pubblicamente, diciamo, l'ho motteggiata, perché gli spiegai che cosa disponeva l'articolo 114 del codice di procedura penale, cioè il fatto che il contenuto in diverse scansioni temporali può essere pubblicato ma gli atti no. Antonio fu sorpreso da questo articolo, che non conosceva, e non lo conosce lui e non lo conoscono molti cronisti giudiziari. Poi nel corso del dibattito c'era anche il dottor Bruti Liberati, diffusamente ci illustrò le virtù dell'articolo 114 e io simpaticamente gli dissi: vabbè, ma l'hai appreso a via Aurelia, visto che stiamo adesso all'ergife. Questo per dire che manca, ed è stato detto anche oggi, pure una certa informazione tecnica su quelle che sono le norme del codice di procedura penale, che non è che nascono così. Nascono proprio per evitare determinati fenomeni. Però posso... E qui arrivo, mi scusi, sì, al punto fondamentale, perché quando parliamo di giustizia e informazione siamo sempre attorno al rapporto tra il potere politico e l'informazione. Certo. Invece chi rimane sul campo come vittima, ma vittima vera, è il resto. Avviene a Brindisi qualche anno fa, lei lo ricorderà, che viene messa una bomba davanti ad una scuola, viene uccisa una bambina, immediatamente le indagini partono, nel giro di 24 ore viene, e stavamo nella fase super segreta delle indagini, individuato un possibile autore, del quale però il giorno dopo vengono indicati identikit precisissimi, tipo dove abitava, quali erano i suoi vicini e via discorrendo, e si raduna nel momento in cui costui viene portato in questura per spiegare dov'era il giorno della strage una folla sotto quella questura. Noi abbiamo fatto un documento all'epoca che si intitolava così, e se l'avessero linciato? Il problema era che quello lì era un quisque de popolo che non c'entrava nulla con questa strage. Il problema era che quel circuito informativo in quel momento aveva messo a rischio... Ma chi l'aveva data quella informazione? Ah beh, guardi, gli avvocati è impossibile, perché proprio non erano sul proscenio. No, era questo, ovvio che l'informazione veniva... Però questo avvocato da è quel... rilevante, perché i giornalisti sono anche in grado di trovare un paio di indirizzi con le proprie gambe, eh? Non è che no, guardi, necessariamente i giornalisti non sono venire... in grado di provare l'indirizzo di qualcuno che viene in quel momento identificato in quel momento. È ovvio, e lo disse benissimo Sansonetti criticando questa faccenda, che quell'informazione era stata passata, ed era stata passata per due motivi. Il primo motivo perché era un'informazione eclatante, anche se irriscontrata addirittura da chi investigava.
Il secondo motivo è che in quel momento c'era anche, per la verità, una certa battaglia tra procure per stabilire quale fosse la procura competente. E allora io, che sono, come dire, uno che ogni tanto la pensa male, all'epoca dissi: qualcuno ha dato quell'informazione e qualcun altro quell'informazione ha pubblicata sapendo che era irriscontrabile in quel momento e mettendo addirittura a rischio l'incolumità delle persone, perché aveva un'idea della informazione che era un'idea da questo punto di vista malato. E non è che questo è l'unico esempio, non so se ne parlerete nella seconda parte del discorso. Che ci siano informazioni che vengono date su atti che sono sicuramente riservati e che vengano date perché deve essere indirizzato, questa è anche l'etica o la deontologia che dovrebbe essere del giornalismo, non soltanto quelle indagini ma qualcosa in più. Ce lo dice il fatto, mi viene in mente adesso, è che insomma c'era un'indagine in una procura della Repubblica che durava da un paio d'anni, che riguardava alcuni professori universitari, che era sicuramente segreta, i cui atti segreti, cioè le informative, sono state pubblicate per caso quando 7-8 di quegli indagati sono diventati i saggi di Napolitano. Perché prima quell'informazione, che era segreta e continuava ad essere segreta, veniva mantenuta riservata, e poi invece quell'informazione non soltanto non è stata riservata, ma è stata evidentemente utilizzata. E qui chiudo il cerchio. Sì, deontologia di tutti i soggetti del processo. Va bene. Io però, lei ha ancora due minuti, due. Io voglio farle ritornare sulla mia prima domanda, su cui lei però non ha risposto. Ho capito, ho preso atto di tutti questi discorsi, giustamente, che lei rimbalza sulla magistratura, insomma, atti, come no, dire, discorsi precisi. No, per la verità, stavo rimbalzando pure sul giornalismo. Sì, vabbè, giornalismo e magistratura, benissimo. No, non però, tanto sulla magistratura, perché il problema della deontologia, beh, però, prima è cioè, chi... quello dei giornalisti, e poi stiamo dicendo di chi sono le fonti, quindi vanno a finire i magistrati. Sì, ma lì, per esempio, però, tutti potevano non essere magistrati assolutamente. La invito, giusto per desiderio di controbattere, a rispondere alla prima domanda che io l'ho fatta, la responsabilità sulla spettacolarizzazione dei casi degli avvocati, perché io lavoro in televisione, ma sapete quanti processi sono stati fatti in televisione? Uno per tutti, quello della mamma che ha ammazzato il bambino a Cogne, cioè lì la presenza in televisione di quella signora era parte integrante della conduzione del processo. Allora, io per fortuna ho una trasmissione in cui processi non ne faccio, e quindi voglio dire, non è molto convinto il mio vicino di banco, ma ha fatto così con la mano, ma avrà modo di... Però voglio dire, processi non ne faccio. Va bene, però il problema è questo. È una cosa su cui gli avvocati, secondo me, un po' vanno avanti, un po' vanno indietro. Quando gli interessa la spettacolarizzazione la usano, quando non gli interessa la accusano. Ecco, mi dica in due minuti una risposta su questo, su quella vostra ambiguità. Perché Cogne e altre cose sono un classico. Simpaticamente provocatorio. Uno dei problemi dell'informazione sui temi di giustizia è che non si leggono le prese di posizione di alcuni. Perché lei sta facendo questa domanda a chi ha fatto negli ultimi 3 anni, avendone una responsabilità, cadenzandoli, documenti che stigmatizzavano la presenza di avvocati in questi teatrini televisivi, e dicendo che gli avvocati che vanno in questi teatrini televisivi vengono meno alla loro funzione fondamentale, e sottolineando il fatto in alcuni casi che dovevano intervenire i consigli dell'ordine, soprattutto perché abbiamo visto quello che era incredibile vedere, cioè avvocati che raccontavano addirittura il segreto professionale in diretta. Si figuri quanto posso essere d'accordo contro la spettacolarizzazione degli avvocati. Però diciamo, pesiamo le cose per quel che sono. Io però la spettacolarizzazione, se deve vedere un imputato, deve vedere intanto chi mette in scena lo spettacolo, e chi mette in scena lo spettacolo per una volta non sono né magistrati né avvocati, ma qualcuno che evidentemente ritiene che quello spettacolo faccia audience. Comunque, io voglio avere il diritto dell'ultima parola, il diritto di chi gestisce. Cioè, io la mamma di Cogne l'avrei presa sicuramente, perché è una grandissima notizia, insomma. Però la mia obiezione non era un'obiezione di codice, avvocato, perciò insistevo. Era un po' anche un suggerimento su come il mestiere dell'avvocato è cambiato. Perché quando noi abbiamo Jay Simpson, che è diventato, diciamo, il blueprint di un altro modo di fare l'avvocato, è cambiato non il rapporto con la stampa, è cambiato il modo di fare processo dal punto di vista della difesa.
perché ricordatevi che Joe Simpson, la cosa di Simpson è proprio la nuova era dell'avvocatura, no? Ecco, però rimango per dire di che natura era la mia obiezione, vedete, non aveva a che fare con le norme deontologiche degli avvocati addirittura, mentre pure noi avevamo una norma prima molto rigida. Oggi invece la nostra norma deontologica è addirittura cambiata, perché siccome il fenomeno dell'accusa, tra virgolette, mediatica, è un fenomeno che lede i diritti degli imputati, oggi gli avvocati, nella maniera dovuta, certamente non a porta, diciamo i nomi e cognomi così stiamo tranquilli, debbono anche curare il, tra virgolette, questo aspetto. Lo debbono fare come norma deontologica ed è giusto che lo facciano, con i limiti che le ho detto prima. Va bene, prendiamo un respiro con uno straniero, così stiamo già andando troppo stretti su pelle, perché questa storia di giustizia e politica arriva sempre fatalmente ai tappeti. Allora, quindi cercherò di raffreddiamo un attimo. Abbiamo come nostro ospite Antoine Garapon, che è un giurista francese e lavora, cioè ha anche una trasmissione radiofonica, ma soprattutto credo abbia, io personalmente avevo il desiderio di tornare con lui sulla solita questione di se in Francia, visto che la magistratura dipende dall'esecutivo, c'è più autonomia o meno, però, il pubblico ministero scusi, invece lui propone oggi una cosa che è molto interessante, che mi ha indotto a cambiare, lui si sta occupando invece di tutto questo dibattito che forma prende nell'era dei social network, per cui io preferirei appunto esplorare questa nuova frontiera anche un po' più magari interessante per il nostro futuro del dibattito che stiamo facendo adesso. Prego. Grazie. Mi dispiace moltissimo non potermi esprimere nella vostra lingua. Allora, je voulais parler d'un phénomène qui est très nouveau en France, qui s'est passé il y a un mois, et je vais vous raconter brièvement les faits. Innanzitutto volevo parlarvi di un fenomeno che è molto nuovo, piuttosto recente, che sta avvenendo in Francia e che è veramente data di un mese, e vorrei raccontarvi in breve che cosa è successo, così poi vi spiego qual è il fenomeno che è nato a seguito di questo fatto. Un bijoutier est attaqué par deux jeunes garçons à Nice et il est molesté par ces garçons, et alors que les garçons, que les attaquants, les agresseurs prennent la fuite, il les poursuit et il tue l'un d'entre eux. È stato il caso di una rapina ad una gioielleria. Un gioielliere è stato, diciamo, rapinato, attaccato da due malviventi, due ragazzi. Quindi, nel momento in cui però questi due rapinatori sono usciti dalla gioielleria, il gioielliere invece li ha inseguiti, ha sparato e ha ucciso uno dei due rapinatori. Le procureur de la République de Nice a refusé la légitime défense et il a mis en accusation le bijoutier pour homicide volontaire, et il a d'ailleurs été laissé en liberté par le juge des libertés avec un bracelet électronique. Quindi naturalmente il fatto è avvenuto a Nizza, il procuratore di Nizza ha negato la legittima difesa, quindi il gioielliere è stato accusato di omicidio volontario, gli è stata concessa la libertà e adesso è in libertà indossando il braccialetto elettronico. Alors, les faits se sont passés le mercredi 11 septembre et le dimanche, avec beaucoup de journaux français ont parlé d'un phénomène qui se passait, qui était le nombre de soutien aux bijoutiers sur Facebook. Une communauté de soutien s'est constituée sur Facebook et elle a obtenu en 24 heures plus de 1 300 000 likers. Donc on est passé en 5 jours à plus d'un 1 500 000 personnes soutenant le bijoutier. I fatti sono avvenuti, mi pare, forse un mercoledì, l'11 settembre, e la domenica molti giornali francesi hanno parlato di un nuovo fenomeno, di quello che era successo, nel senso su Facebook, quindi sul social network, si era creato un comitato di supporto, di sostegno per questo gioielliere che in sole 24 ore aveva ricevuto 1.300.000 mi piace. Quindi diciamo questa comunità che in pochissimi giorni, in 5 giorni si era passata addirittura a 1.500.000 di mi piace in questa pagina di sostegno per il gioielliere accusato. Alors, il me semble qu'on passe un cap
Et je pense, je reprends ce que disait Luigi Ferrarella sur le contrat de confiance avec les journaux. Le cap qu'on passe, c'est que la protestation digitale a un cadre désormais et un cadre qui la constitue comme une communauté particulière. Quindi credo che a questo punto proprio c'è stata proprio un'inversione, un cambiamento totale, cioè si è superata, diciamo, una soglia, come diceva prima, voglio tornare sulle parole del giornalista prima, cioè per quanto riguarda il rapporto di fiducia, quindi per quanto riguarda il pubblico e i giornalisti. Quindi ormai questo tipo di protesta digitale, protesta sui social network, è un qualcosa che esiste, della quale bisogna tenere conto perché rappresenta, diciamo, una comunità ormai a sé stante della quale bisogna tenere conto. Allora, ce que je voudrais dire, c'est que ce cadre particulier des réseaux sociaux, c'est il produit une utopie sociale, une utopie politique et une subjectivation, c'est-à-dire il dessine un type de sujet citoyen tout à fait nouveau. Quindi diciamo che questi social network nel loro insieme hanno creato un po' una sorta, hanno generato una sorta di utopia sociale, un'utopia politica, una soggettivazione, nel senso hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto, vale a dire colui che esprime le sue opinioni e quindi che partecipa attivamente a questi dibattiti attraverso i social network. Allora, mon point, si vous voulez, serait de dire que ce cadre particulier du réseau social, il produit deux choses qui nous intéressent, nous autres juges et magistrats, avocats. C'est que, d'abord, il produit de la haine. Il produit une logique par lui-même, j'ai pas le temps d'expliquer, c'est-à-dire c'est un réseau qui réside sur l'idée que dans un réseau, il n'y a pas de conflit. Et quand il y a un conflit, on se sépare d'un mauvais ami. Et je crois que le premier effet que l'on constate, c'est qu'il produit, il fait augmenter la haine. Questo appunto, questa ormai, diciamo, questi social network ormai sono un'evidenza, una realtà della quale, come dicevo prima, bisogna tenere conto, producono, diciamo, nell'ambito di quello che è rilevante per noi giudici, magistrati, avvocati e quindi per il dibattito della tavola rotonda, produce innanzitutto due cose. Innanzitutto suscita e causa odio, nel senso c'è questa idea un po', i social network riposano un po' su questa idea appunto di questa rete. Nella rete non ci sono conflitti, chi è nella rete siamo tutti amici, chi invece, diciamo, non è amico e entra in conflitto viene, diciamo, buttato fuori dalla rete, nel senso ci si separa da colui che, diciamo, non è più un nostro amico, e questo genera questo odio crescente all'interno della rete. Ce qu'il produit aussi, c'est une agressività, une méfiance à l'égard des institutions. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le même coin de la région Provence, deux mois auparavant, un homme avait voulu tenter d'arrêter un crime qui était en train de se produire et il avait été tué par le criminel. Et ça n'a produit que 200 000 likers. Causa anche questi appunto social network con questo strumento che hanno messo in piedi, causano anche un'aggressività che porta anche ad avere una sorta di insomma mancanza di fiducia in quella che è disprezzo per le istituzioni. La cosa curiosa che è successa appunto, la rapina di cui parlavo prima è successa a Nizza, due mesi prima di questo evento nella stessa regione, quindi in Provence, c'era stato invece un uomo che nel tentativo di impedire un crimine, diciamo aveva tentato di fermare questo criminale, era rimasto ucciso invece in questo tentativo di fermare il criminale. Beh, ecco, questa persona qua, questo episodio qui aveva avuto soltanto 200.000 mi piace, ecco, diciamo. Alors, je voudrais terminer sur un point qui me préoccupe beaucoup pour la France aujourd'hui, c'est l'influence que cet événement n'a pas eu d'influence sur la justice suit son cours. Mais par contre, il me semble qu'il participe, il n'est pas la seule cause, mais il participe à une transformation profonde du discours politique en France. Alla
Allora, questo caso di cui ho parlato, quindi questa pagina Facebook di sostegno, diciamo, a questa Giuliana, naturalmente non ha avuto un'influenza sul decorso del processo, cioè sulla giustizia, perché quella sta facendo il suo corso, però sicuramente ha una certa influenza, un certo peso sulla trasformazione un po' di quella che è proprio a livello della società in Francia. Quindi questo è un punto sul quale io volevo un po' concludere il mio discorso, proprio che sta avvenendo una trasformazione molto profonda. Trois caractéristiques que le discours politique reprend à cette tendance. Tout d'abord, on a une classe politique qui est de plus en plus anti-institutionnelle. L'ancien président, et je crois que vous connaissez ça en Italie, prend le parti des victimes de l'institution contre l'institution et dénonce les montages symboliques de l'institution. Innanzitutto ci sono tre, diciamo, caratteristiche, tre elementi, diciamo, che possono scaturire da tutto questo. Innanzitutto si sta creando una nuova classe politica che è contro le istituzioni, forse tutti voi già lo sapete, ma anche l'ex presidente ormai è entrato a far parte del partito di quelli che si sentono vittime delle istituzioni e quindi si muove contro le istituzioni. Le deuxième, et d'ailleurs il y a un terme qui, en français qui a beaucoup d'importance aujourd'hui, c'est que la droite... L'extrême droite, quoi, la droite qui se rapproche de l'extrême droite se dit « je suis une droite décomplexée ». Décomplexée, ça veut dire « je ne suis plus tenu par les institutions et par un minimum de contrôle sur le discours », qui est exactement la position du « liker ». Quindi c'è un termine francese in questo momento che è molto in voga, che usano soprattutto i partiti di destra e quelli che sono, diciamo, vicini a quella che potrebbe essere definita l'estrema destra, che si definisce una destra décomplexée, nel senso che è un po' più libera dai vincoli che potevano esserci nei confronti delle istituzioni, insomma un po' più sciolta nei confronti di quello che possono essere le istituzioni. Il y a ensuite, deuxième caractéristique, on a un discours très populiste, c'est-à-dire c'est le discours du tous, tous contre un. Contre les Roms, contre les musulmans, avec une sorte de mécanisme de bouc émissaire qui est typique des réseaux sociaux. E poi queste reti sociali contribuiscono anche a questa diffusione, diciamo, a questa impennata di questi movimenti populisti, diciamo, ormai si trova spesso anche un capro espiatorio, per esempio in Francia molto spesso si addebbiano tutte le colpe ai Rom, ai musulmani, che diventano, diciamo, una sorta di capro espiatorio un po' di tutto, e questo è un fenomeno che i social network tendono ad amplificare. E la troisième caractéristique, aujourd'hui on a une ministre de la justice de gauche qui veut introduire une nouvelle peine qui sans la prison, et on assiste à une caricature du débat, de simplification du débat, où il oppose les réalistes aux angélistes, aux angéliques. Et les réalistes, bien sûr, c'est ceux qui sont du côté de comment dirais-je, de l'évidence du bon sens populaire contre les institutions. Adesso appunto c'è un nuovo ministro della giustizia di sinistra che sta cercando di introdurre una nuova pena, diciamo, che non prevede la detenzione, e c'è una sorta di caricatura di questo dibattito che sta avvenendo appunto con una forte semplificazione in cui si oppongono i realisti... Gli angeli, quindi diciamo che i realisti sono coloro che sinceramente dovrebbero essere dalla parte, diciamo, delle istituzioni che fanno sicuramente del bene. Grazie. Grazie molte. Va bene, alla mia sinistra c'è dottor Francesco Nitto Palma, magistrato, ex ministro della giustizia, un breve passaggio ma significativo, diciamo, no? Lei ha anche firmato il DDL sulla responsabilità dei magistrati, e conto su di lei per rompere un po', diciamo, per esplicitare un po'. C'è sicuramente in questo convegno un convitato di Pietro, che è Silvio Berlusconi, e un altro convitato di Pietro, che sono alcune procure scalpitanti, diciamo, no? Però la mia domanda è, quando Maurizio Carbone, il dottor Maurizio Carbone, che è il segretario generale della ANM, dice la questione della incandidabilità è una questione etica e tutti i giornali titolano su questo, ma che c'entrano i giornalisti? Che potevano fare i giornalisti? Cioè, il tema è la battaglia interna alla magistratura o la battaglia tra giornalisti e magistratura?
Ma io vorrei cominciare così. In una trasmissione televisiva un paio d'anni fa, il sindaco di Napoli, probabilmente cedendo a un po' di nervosismo, mi disse: ma a te non ti conosce nessuno, tu non sei popolare. E in ciò, a mio avviso, facendomi un grande complimento, ma nello stesso tempo disegnando due modelli diversi di magistrati. Uno dei quali, penso a me evidentemente, che pure aveva avuto la responsabilità di grandi processi, non si era mostrato incline a quel cedimento alle esposizioni mediatiche di cui il Presidente della Repubblica ha parlato nel suo intervento agli uditori giudiziari. E al dottor Vanorio vorrei ricordare che tanto sono a conoscenza della differenza tra la popolarità e la oggettività dei risultati, che in quell'ordinamento giudiziario del 2006 non a caso era previsto un ufficio del monitoraggio che per l'appunto serviva esattamente al raggiungimento degli obiettivi che il dottor Vanorio ha segnalato. Troppo spesso, a torto o a ragione poco importa, ritenendosi che taluni incarichi vengano, come dire, assegnati sulla base della popolarità più che sulla base di una professionalità accertata. L'input di questi interventi sono stati sostanzialmente quelli del bando alle ipocrisie. Allora vengo subito alla risposta, a partire da questo disegno di legge sulla responsabilità. Qua dobbiamo essere tutti quanti, come dire, molto sereni. Nel codice deontologico dell'Associazione Nazionale Magistrati vi è uno specifico richiamo al comportamento che il magistrato deve tenere nei confronti dei giornalisti. E al di là di talune manifestazioni di entusiasmo personale, penso alla prima parte dell'articolo 6, nell'ultima parte fa un riferimento, o se si vuole generico, dicendo: fermo il principio della piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste. Una formula questa che venne ripresa esattamente nell'ordinamento giudiziario del 2006 come specifica ipotesi disciplinare e che di lì a qualche mese cadde in ragione dell'iniziativa del governo Prodi, ministro Mastella, affermandosi che quella formula era troppo generica. Ma cosa accadde da allora ad oggi? Una cosa molto semplice che tutti quanti voi conoscete. Essendovi una lacuna nel sistema disciplinare, vi fu un allargamento di potere da parte del Consiglio Superiore con le pratiche di trasferimento d'ufficio, sanzionate dal Consiglio di Stato. E non è un caso, vedete, che proprio questa lacuna ha indotto il Presidente della Repubblica nel febbraio del 2012 a richiedere al legislatore un intervento che potesse punire quelle interviste tra virgolette fuori equilibrio, così colmando una lacuna del disciplinare e finalmente superando una sovrapposizione di competenze tra Consiglio Superiore e organi disciplinari. E non è un caso che sulla stessa linea si è mosso il Consiglio Superiore della Magistratura, peraltro richiamando sotto il profilo dell'eventuale limitazione alla manifestazione del pensiero la sentenza della Corte Costituzionale del 1981. E allora bando alle ipocrisie. Siccome quello che viene tutelato dalla materia disciplinare è sostanzialmente il prestigio della magistratura, e per converso, se mi consentite, non in una stupida generalizzazione, ma viene garantito quel concetto di terzietà del giudice che è richiamato dall'articolo 111 della Costituzione, noi non possiamo non fare i conti sulla necessità di un intervento ogni qualvolta le dichiarazioni dei magistrati possono andare a ledere, per le modalità con cui oggettive e soggettive sono poste in essere, esattamente gli interessi che il sistema disciplinare è deputato a tutelare. Se no, saremmo in presenza di una
saremmo in presenza di comportamenti definiti coram populo da tutti come scorretti, ma che resterebbero tutti senza sanzione. Il presidente Sabelli interverrebbe ogni qualvolta vi dovesse essere una dichiarazione di questo genere, come ha fatto nel passato a fronte di determinate esternazioni, ma evidentemente queste esternazioni, oltre a ledere gli interessi fondamentali della magistratura, aprirebbero, alimenterebbero, aumenterebbero una tensione esistente tra la magistratura e altro potere dello Stato. Da questo non ne possiamo uscire fuori. Si potrà dire che la norma di quel disegno di legge a cui faceva riferimento la dottoressa Annunziata è generica? Bene, lavoriamo tutti insieme per renderla meno generica, ma ricordatevi almeno i magistrati della mia età che prima del 2006 la formula di imputazione disciplinare era assolutamente generica, con una totale senza obbligatorietà dell'azione disciplinare. Quando io scrissi personalmente quell'ordinamento giudiziario, lo scrissi molto con la testa all'autonomia, all'indipendenza della magistratura, che a mio avviso veniva violata da una possibilità di incolpazione di tipo generico e per di più facoltativa. Il che equivaleva a dire che il magistrato che aveva maggiore forza e maggiore potenza in determinati ambiti ben poteva immaginare, tra virgolette, di farla franca, evidentemente sotto il profilo della iniziativa disciplinare. E questa è una la parte specifica della domanda, evidentemente, come dire, non può da me essere affrontata, la perché parte non voglio. La domanda è quella, quella del dottor Carbone. Non ho intenzione di fare una polemica in questa sede, anche perché qualsiasi cosa dovessi dire io in questo momento domani apparirebbe sul giornale come scontro tra politica e magistratura, Palma contro Carbone a difesa di Berlusconi o quant'altro. Io credo che però, se possiamo utilizzare, e questo sarebbe colpa dei giornalisti, no, sto arrivando al punto, però se possiamo utilizzare quello che è accaduto ieri, il dottor Carbone me lo consentirà. Non è assolutamente una critica al suo dire, non mi permetterei mai, ma immaginare di poter affrontare sul piano teorico generale un problema sicuramente esistente, quando evidentemente qualsiasi discussione sul punto non potrà che essere rapportata immediatamente dagli organi di informazione a un caso molto importante diciamo di questi giorni, io credo che vi è, come dire, a legislazione esistente la possibilità per il dottor Carbone di fare quella dichiarazione, ma poi nessuno si deve lamentare se quella dichiarazione crea un circuito polemico che già oggi ho iniziato a vedere. La seconda cosa però, se posso dire... Io avrei una domanda ancora. Prego, eccomi qua. C'è una seconda cosa importantissima. C'era una seconda cosa che volevo dire, che vorrei liquidare molto rapidamente, sì, ma è forse la cosa a cui tengo di più. Ed è questa. Io ho ascoltato l'intervento della dottoressa Miccichè, poi del dottor Vanori, i riferimenti normativi, i riferimenti giurisprudenziali, tutto vero. Però scusate, e non mi interesso di chi passa le notizie, è una polemica spicciola, sufficientemente sterile. Ma guardate però che questo è un tema che deve essere affrontato all'interno del nostro ordinamento secondo il bilanciamento generale degli interessi. Il diritto a essere informati, che è un diritto dei cittadini, a cui, come dire, fa pandan il dovere dell'informazione che fa capo ai giornalisti, signori, ha dei limiti, che sono i limiti ordinamentali, che sono posti a tutela di altri interessi. Il 684, lei l'ha chiamata, dottor Vanori, una norma, un monumento di ipocrisia, non lo metto in dubbio, ma sancisce una cosa molto semplice, che non vi è possibilità di pubblicazione di atti fino a che
che è il 270, chiarisco, in tema di intercettazioni telefoniche, quando dice che determinate intercettazioni non possono essere utilizzate in procedimenti diversi a meno che non siano di gravità tale da consentire l'arresto obbligatorio, pone dei limiti perché tutela degli interessi, pone dei limiti a quel dovere di informazione e a quel diritto ad essere informati. Ma insomma, dico, se in questo paese si ritiene l'interesse alla repressione dei reati subvalente rispetto all'interesse del rispetto della privacy, perché il 270 del Codice di Procedura Penale dice solo ed esclusivamente questo, come potete immaginare che vi possa essere un diritto o un dovere, chiamatelo come lo volete chiamare, a pubblicare atti che secondo il nostro codice non possono essere pubblicati in ragione di due interessi costituzionali importanti. Il primo, la privacy, ma il secondo, il 684 e via dicendo, sono tutti tesi alla serenità del procedimento. Allora io credo che questi sono gli argomenti non polemici su cui c'è necessità di riflettere. Non me ne importa nulla se è il pubblico ministero che fa uscire la notizia, se la fa uscire per un protagonismo personale, anche perché tutti quanti noi, scusate se nonostante in pensione ancora mi colloco nella categoria, siamo tutti bravissimi a dire io non l'ho fatto mai, ma certo qualche collega lo fa. Prego. Lei ha esaurito il suo tempo, però io ho una domanda a cui risponda. No. Però siccome io voglio almeno avere un'ultima domanda che le dicevo, di quella che le avevo anticipato. Rimane però il problema, lei lo sa che tra me e lei c'è stata un'aspra polemica, questa forse è la sede giusta, sul mio aver detto in una trasmissione televisiva siete impresentabili al ministro Alfano. Io poi ho spiegato, anche lei ha fatto problemi, ho varie denunce in tutta Italia, peraltro da parte di, ho varie denunce da parte di tutta Italia, da varie perché che appunto insomma per diffamazione, però voglio dire, dichiaro questo perché io sono di solito una persona che dichiara le proprie opinioni, credo che sia un'ottima prassi per i giornalisti dire quello che pensano. La ragione per cui ho detto quella cosa, e non aveva a che fare con il profilo del PDL, aveva a che fare con quanto fosse presentabile come posizione avere dei posti molto importanti in magistratura, in questo caso da parte del ministro, allora il ministro Alfano, e contemporaneamente, come dire, avere una situazione in cui di fatto si sta in un partito il cui principale capo politico attacca i magistrati e contesta tutta una serie di pratiche della magistratura, se non addirittura, come nel caso dell'incandidabilità, lasciamo da perdere un attimo il dottor Carbone, la natura di una legge. Allora, lei come si sente in questa parte? Mi piace, scusi, è una piccola parentesi che mi sono presa con lui, perché questo c'entra. Io sono una giornalista e questi temi qui ho sbagliato, mi sono anche scusata, ma intendevo dire una cosa che penso ancora. Cioè, esiste una contraddizione tra un partito che governa, che vuole governare, è un capo politico questo stesso partito che va contro le leggi, la natura delle leggi e la natura della stessa magistratura, loro non glielo diranno, glielo chiedo io. Ma non esiste per questa ragione. Noi abbiamo un grande rispetto della magistratura, rileviamo però, e ve lo dimostro, voi ridete, ma io adesso ve lo dimostro. Se voi andate all'ordinamento giudiziario del 2006, da imputazione generica a imputazione tassativa per il disciplinare, da facoltatività ad obbligatorietà, da abbattimento nei limiti del possibile dell'anzianità con privilegio del merito, se voi andate indietro nel tempo e vedete quello che è accaduto, vi renderete conto che sotto questo profilo le norme appartenevano a quel governo. Vogliamo andare avanti, la stabilizzazione del 41 bis e misure in tema di misure di prevenzione antimafia, voglio dire, quindi facciamo tutti quanti attenzione, è facile la polemica,
E io non voglio, perché non sono venuto qui per questo, come dire, a tirare fuori gli episodi e gli esempi che potrebbero giustificare questa posizione. Detto questo, e così sgombriamo il campo da questa situazione. E d'altra parte, scusatemi, non sarà mica un caso che il primo magistrato in servizio a fare il ministro della giustizia sono stato io e non ad esempio Anna Finocchiaro, tanto per essere chiari. E venendo non alla... l'ho capita questa, però siamo tutte e due, siamo tutte e due magistrati. Sì, sì, ho capito ma non voglio capito. Dire è stato il centrodestra che ha portato per la prima volta un magistrato in servizio bene, a fare il ministro, non il centrosinistra. Dopodiché in quel periodo a proposito di centrodestra, centrosinistra, avete reclamato per anni la revisione delle circoscrizioni. Io sono stato 3 mesi e mezzo al Ministero, in 20 giorni ho ottenuto la delega, poi l'adempimento non è, come dire, a me riferibile, ma come vedete sul piano delle riforme generali, qui ci sono dei colleghi di tutte le correnti che in quel periodo ho invitato a lavorare con il Ministero per l'accelerazione del processo penale, per le misure alternative, per la depenalizzazione, e alcuni di questi sono entrati in porto. Il problema è poi della candidabilità e incandidabilità, prescindo completamente. Vabbè. Non è, per essere preciso, no, no, sì, no. Sì, non è una legge, no. È un DDL. È un decreto legislativo che si rapporta a una legge delega. Allora qua sono tutti giuristi. E possiamo noi dire che una delega che dice prevedere la durata dell'incandidabilità senza ulteriore criterio consente nella sua applicazione la critica, come dire, di una delega generica? Possiamo noi dire che quando si dice senza alcun principio all'interno della legge delega che la candidabilità deve essere il doppio dell'interdizione vi è un problema di delega, ovvero di disparità di trattamento nel caso in cui l'interdizione è di 1 anno o di 2 anni o di 5 anni, e ciò a tacere evidentemente della retroattività che tutti quanti qui dentro sappiamo tutti che in sede europea viene considerata irretroattiva, affermandosi che quella previsione non è una perdita di requisito ma è una sanzione amministrativa. Evidentemente parlo per l'Europa e non per l'ordinamento italiano. Grazie, dottor Nitto Palma. Spero non si sia arrabbiato dalle mie domande. Assolutamente. Magari ce ne fossero. Va bene. Allora, ho un po' sgarrato sui tempi, mi scusi. Riparto dalla mia destra. Gli uomini delle procure. Alla mia destra ci sono gli uomini delle procure e poi... È uno che non c'entra. Appunto, è un saggio, una persona a cui faremo chiudere questo dibattito. Parola, insomma, anzi, non vuole essere chiamato saggio. Va bene, dottor Pignatone, lei è da non tantissimo in una procura molto difficile, che è quella di Roma, diciamo, no? Un anno e mezzo. Sì, vabbè, diciamo non tantissimo, è ancora... I capelli si sono imbiancati. Ecco, io le faccio una domanda, poi lei non risponde, insomma. Il caso Scaglia, no? Che c'entrano i giornalisti? Quello è un classico caso in cui, diciamo, i giornalisti sono stati molto critici della magistratura. In un caso del genere, io non voglio che lei entri nel merito, ma la magistratura dovrebbe mostrare una forma di autocritica o no? Giusto per rispondere alle vostre stesse richieste di trasparenza da parte dell'operato dei magistrati? Guardi, è ovvio, gliel'avevo anticipato prima, ma lei ha il diritto di fare la domanda, io ho il diritto di non fare la risposta, che di procedimenti specifici non parlo. Quanto riguarda quello che lei chiama il caso Scaglia, noi aspettiamo la sentenza, leggeremo le motivazioni, se ci convinceranno leveremo mano, se non ci convinceranno faremo appello. Se abbiamo esaurito questo prolegomeno inevitabile, io vorrei... Tornando all'oggetto del dibattito, dire che sono d'accordo con Luigi Ferrarella, stranamente, praticamente su tutto, e anche ridimensionare, ovviamente siamo tutti addetti ai lavori, lo sappiamo bene, però perché è
e sto mettendo di lato la politica perché già la parte politica è stata consumata, facendo un discorso più generale. Perché abbiamo tanto il problema mass media giustizia? Ma perché secondo me le indagini ormai non sono più il furto al supermercato, non sono più la rapina, anche se sono interessanti le osservazioni che ha fatto il nostro ospite francese, poi sulla emotività di microsecondo della reazione di Facebook, io ho tutte le riserve possibili e immaginabili rispetto a un lavoro di giustizia. È che ormai in una società complessa, in cui, come si è detto nei giorni scorsi, tante cose sono a torto o a ragione assegnate la soluzione dei conflitti alla giustizia civile, penale, amministrativa, non dimentichiamo TAR, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, quanta incidenza hanno sulla vita di ognuno di noi, è chiaro che diventa una massa di dati, cioè il processo penale, le indagini, ma anche il processo successivo, mette a disposizione, poi specifichiamo sul segreto, mette a disposizione una massa enorme di dati su fenomeni vari. Uno, perché l'indagine ha oggetto di complessi. Due, perché ci sono degli strumenti che non possono piacere o meno, ma sono inevitabili, che sono le intercettazioni. Quando io sono entrato in magistratura nel 74, l'intercettazione era un caso straordinario, si poteva intercettare uno o due telefoni nei processi di omicidio, a Palermo nessuno parlava, quindi il problema non si poneva, ma comunque il problema era certamente minimale. Oggi le intercettazioni sono uno strumento indispensabile. È chiaro che con le intercettazioni si raccolgono un mare di dati non necessariamente inerenti all'oggetto delle indagini. Ma poi ce n'è una terza cosa che viene spesso dimenticata. Non è che il pubblico ministero o la polizia dal primo momento sa qual è la verità, ammesso la verità peraltro quella processuale. Va per tentativi, va per piste, fa delle richieste al GIP, il GIP le autorizza se le autorizza, poi magari dopo sei mesi, tre mesi, un anno, secondo la complessità del caso, che non è, penso, soltanto alla mafia, ai grandi processi sui reati economici, sulla grande corruzione, ma tante volte anche sui reati, per esempio, contro la famiglia, sessuale, eccetera, non è che sono istantanei. Dopo tre mesi la pista si rivela morta, sbagliata, se vogliamo, non conducente, però quelle carte sono lì, sono state accumulate. Nel momento in cui avremo quella cosiddetta discovery, cioè in cui il processo andrà avanti, nessuno di noi può sottrarre quelle carte ai difensori. A meno che se il Parlamento decide, io credo che la Corte Costituzionale non glielo consentirebbe mai, dico, se il Parlamento decidesse di sottrarlo ai difensori, di affidare non certo al pubblico ministero, ma a un GIP terzo chiuso nella sua stanza, decide cosa rendere pubblico e cosa no. Oggi non siamo a questo, e anche l'udienza filtro sotto questo profilo, mi dispiace, in questo non sono d'accordo col mio amico Rodolfo Sabelli, a parte le difficoltà materiali di cui parlavano da amici, che l'udienza filtro non risolverà definitivamente il problema, perché saranno sempre tanti, no? 3-4, saranno centinaia le persone a conoscenza di quel materiale. Quindi l'udienza filtro servirà soltanto, o si istituiscono pene terrificanti e strumenti terrificanti per stabilire chi rivelasse il segreto, oppure, altra scelta, ma che non dipende certo dalle procure della Repubblica, si sanzionano economicamente, non certo penalmente, i giornali, i giornalisti, gli editori che fanno. Quindi questo per dire che non è che siamo noi che buttiamo, tante volte possiamo essere noi a creare il danno, per carità, però bisogna partire dalla considerazione che i processi penali, le indagini oggi, in moltissimi casi e nei campi più vari, accumulano un materiale enorme a disposizione. Dopodiché il processo penale ha i suoi capi di imputazione, come diceva Ferrara giustamente, e quelli sono e avranno la sentenza prima o poi. Io penso, come pubblico ministero, e ci tengo a dirlo, che noi facciamo le indagini per fare un processo, una sentenza e una condanna. So che non tutti la pensano come me, alcuni pensano che il processo possa avere una specie di valenza di ricostruzione storica, non è la mia idea, però insomma. Ci teneva a dirlo.
Dopodiché, accanto a quello che costituisce oggetto della futura sentenza, in mezzo ci sono tante cose che i cittadini hanno a disposizione tramite gli organi di informazione. E lì vanno, può essere negativo, può essere positivo. Ferrarella ha citato il problema delle spese ai gruppi della politica, diciamo, semplifichiamo, che è stato, che ovviamente tutti sapevano da 50 anni, che è diventato oggetto del dibattito politico e di leggi a seguito dell'eco mediatica di alcuni processi. Io ci sono affezionato, dico aggiungo un'altra cosa, di esempio secondo me virtuoso, di dati anche extra processuali. L'Andrangheta in Lombardia, finché non c'è stata l'eco anche mediatica di processi, di indagini fatte fra Reggio Calabria, Lombardia e anche altre regioni, Piemonte, eccetera, certamente la conoscenza e la consapevolezza da parte dei cittadini è cresciuta. Poi però, sia chiaro, e anche questo l'ha detto Ferrarella, se della miriade di processi che le procure italiane portano avanti ogni giorno si decide di mandare tutti gli inviati di tutti gli organi di informazione d'Italia per un mese ad Avetrana, a Cogne o simili, e non trovi poi neanche pregando in ginocchio un giornale, piccolo, grande che sia, che ti parli di una cosa che a te nella tua testa è assolutamente pubblica, che non lede nessuno, che non infama nessuno, che... ma che secondo te è importante, e non trovi, dici, ah, non c'è lo spazio. La mitica, no, il giornale ha due pagine, oggi c'è Avetrana, non possiamo parlare di X. Per carità, liberissimi, giustissimo, non è responsabilità nostra, è un altro. Però deve essere chiaro che è di questo tratto. Seconda puntata del mio ragionamento. Segreto, violazione del segreto, di cui anche qui ci riempiamo la bocca e le pagine. La violazione del segreto qualche volta c'è, l'avvocato Spigarelli dice aumentano continuamente, io non sono molto d'accordo con lui, qualche caso c'è. Diceva Sciascia, visto che io sono siciliano e come dico sempre orgoglioso di esserlo, parlare di fughe di notizie fa ridere, perché in realtà c'è qualcuno che apre la porta e che le consegna a mani fidate le notizie che virgolette fuggono. E questo qualcuno può essere polizia giudiziaria, può essere magistrato, può essere avvocato. Con un po' di sforzo logico qualche volta si può capire la categoria, qualche volta, molto ma molto difficile capire la persona responsabile. Però sono casi minimali. Il sistema, quello su cui tutti polemizziamo ogni giorno, fa sì che siano atti a disposizione delle parti. Dopodiché io sono d'accordo con Vanoni e in disaccordo col Presidente Palma. Il 684, cioè quella norma che punisce con una contravvenzione, come contravvenzione con una somma pecuniaria, la pubblicazione prima del tempo fissato, che è una cosa complicatissima, che ogni volta bisogna andare a cercare sul codice e studiarci mezz'ora. Ma questo è l'udienza preliminare, no, questo devi aspettare la lettura in dibattimento, no, questo devi aspettare la sentenza definitiva anche se è stato letto a dibattimento, una cosa folle, il 114 di cui parlava il Presidente Palma, è chiaramente un monumento di ipocrisia, è il simbolo della cattiva coscienza del legislatore e forse di tutti noi, perché sappiamo tutti che il 684, che vieterebbe questa pubblicazione anche per riassunto, dice, anche per riassunto, è volutamente punita con una contravvenzione oblabile, cioè non so oggi dove siamo, 20 euro, 30 euro, 40 euro, figuriamoci se il Corriere della Sera non pubblica le intercettazioni a carico di un magistrato, per non parlare sempre di politici, o di un avvocato, perché non può pagare i 20 euro, i 30 euro. Oggi come oggi Corriere in difficoltà. Vabbè, ma 20 euro ce li mette il dottore Ferrarella in tasca sua eventualmente. C'è due minuti ancora. Ho già finito. Per questo dico è un'ipocrisia. Dice, ma allora le procure perché non procedono? Praticamente ognuno di noi, specialmente Roma e Milano, che siamo competenti come luogo di stampa principalmente, potremmo la mattina aprire 20, 30, praticamente tutti i giornali italiani ci sono. Chi due pagine, chi 24 secondo la testata, lasciamo perdere il web, altrettanti reati di 684, istituire, scambiarceli fra me e il mio amico
procuratore di Milano, io gli mando i suoi, lui mi manda i miei, dopodiché apriamo un fascicolo, costa allo Stato centinaia di euro per avere la soddisfazione di costringere il dottore Ferrarella a pagare 20 euro. Dico io, se non è ipocrisia questa del legislatore, per carità di tutti noi, ma diciamolo, cioè lo sappiamo tutti naturalmente, infatti no, sia la polizia che la magistratura che gli avvocati aspettano che venga depositata e poi viene consegnata al giornalista. Su questo sono ancora una volta d'accordo con Ferrarella quando dice almeno assicurate le fonti, perché vero è che se io, tutti possiamo pensare agli esempi, io pubblico ministero, ho l'ordinanza del giudice della custodia cautelare, però questo vale dove c'è l'ordinanza di custodia cautelare, perché dove non c'è l'ordinanza di custodia cautelare il gioco con le difese è molto più complicato e complesso, e noi a Roma siamo stati di recente, come dire, testimoni di splendide attività di avvocati di manipolazione dell'opinione pubblica, chiusa la parentesi. Ma vado per quello che è più negativo per noi. Certamente il pubblico ministero, la polizia, il provvedimento del giudice ordina alla cattura di Pinco Pallino e lo dà, può darlo a un giornalista, può darlo a due, può darlo a tre. Io sono d'accordo con Ferrarella, a questo punto quello che accede, quello a cui ha diritto di accedere il difensore, diamo, invece di fare questi sotterfugi, che certo, poi il difensore lo dà al giornalista amico suo e viceversa, eccetera, facciamolo, rendiamolo valido per tutti, avremo certamente più libertà, secondo me, e più informazione. Secondo me, come dicevamo un poco tutti, ci sono tanti problemi nella libertà di stampa, c'è il problema della privacy, c'è il privacy secondo le preferenze, c'è il problema del rispetto di tutti gli interessati, dei terzi, ma ripeto, i terzi sono oggetto delle indagini non per dispetto, ma per le motivazioni che ho detto prima. Tutto sommato, io sono sempre dell'idea che più libertà di informazione c'è, meglio è per tutti noi. Grazie. Grazie. Allora, dottor... C'è pure l'obbligatorietà dell'azione penale. C'è pure l'obbligatorietà dell'azione penale su quei 684, no? C'è ancora l'obbligatorietà dell'azione penale che abbiamo, diciamo, vista disposta per motivi di numero, però francamente il reato c'è. Perché non è che possiamo dire tutto il contrario di tutto. O la difendiamo questa obbligatorietà dell'azione penale o diciamo che quando ci fa comodo invece non c'è. Va bene, dottor... Ci siamo capiti. Edmondo Bruto Liberato. Liberati. Procuratore di Milano, la procura più chiacchierata d'Italia probabilmente nel suo rapporto con i giornalisti e direi fino a un certo punto anche la più chiacchierante, perché diciamo moltissimi dei grandi casi che sono venuti fuori da Milano, c'è anche Palermo, ma farei, come dire, un discorso a parte, e sono venuti fuori da Milano non certo per colpa dei giornalisti, insomma, no? I giornalisti hanno avuto anche quello che Milano gli ha dato. Poi, diciamo, la sua presenza lì, secondo me, ha segnato un cambio di passo, devo dire, insomma, questa è una mia personale, diciamo, opinione, un convergere di critiche, autocritiche, pressioni, cambiamenti e probabilmente anche la sua guida, hanno da anni messo Milano in una zona molto più riparata, in una zona molto più, diciamo, istituzionale, a partire dal suo stesso comportamento. Lei in questi anni si è veramente, diciamo, tenuto molto 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 in disparte. È vera questa mia sensazione che c'è stata una riforma a Milano o no? Ma non credo che sia cambiato molto, ma prima voglio rispondere a una domanda che lei non mi ha fatto, che temevo. Qual è? A proposito del decreto legislativo Severino, ma una volta tanto noi magistrati ordinari abbiamo la fortuna di non essere chiamati ad applicare una norma controversa. Non abbiamo che da dire grazie a Dio e tacciamo sul punto. E quindi sul punto rispondo a una domanda non fatta. Va bene.
Detto questo, passo alla seconda questione. Ma non è che la Procura di Milano fosse chiacchierata o chiacchierante? Chiacchierante, direi. O chiacchierante. Ci siamo trovati ad affrontare un po' per caso, poi per alcune coincidenze mi sono trovato appena nominato, dopo qualche giorno è venuta fuori pubblicamente l'indagine sull''Ndrangheta che era in corso da anni e c'è stata una grande esposizione su questo tema. Sotterraneamente, ma negli stessi giorni, stava iniziando un'altra indagine che ha avuto una qualche eco successiva, un dibattito. Ci siamo trovati anche oggetto di, come magistratura milanese, oggetto di critiche, di interventi. Una volta tanto possiamo fare gli sciovinisti con i francesi. L'ex presidente Sarkozy, quanto ad atteggiamenti antistituzionali, ne ha da fare di strada, perché noi siamo andati molto, ma molto avanti, possiamo dare qualche lezione. Ecco, qual è il problema però? La capacità di distinguere. Qui all'inizio il Presidente Sabelli ha fatto una relazione molto puntuale sul tema degli attacchi alla magistratura. Innanzitutto io direi che bisogna sdrammatizzare un poco il tutto. Quando ero Presidente dell'Associazione Magistrati nel 2004 ho fatto la relazione introduttiva a Venezia e sul tema che allora era di attualità ebbi a scrivere: non sono gli insulti, anche di recente reiterati con grande clamore mediatico, che ci toccano. Gli insulti debbono essere un problema per chi ne è un autore e non per chi ne è vittima. Disinteressiamoci ed evitiamo anche un eccesso di ricorso alle pratiche a tutela. Le pratiche a tutela sono uno strumento necessario se usato con estremo dosaggio. Tra l'altro, il precursore delle pratiche a tutela, forse nessuno lo ricorda, è il presidente Pertini, in un discorso del luglio 1981, insediando il Consiglio Superiore di cui facevo parte, quindi ne ricordo bene, eravamo all'indomani dei processi, delle polemiche sui processi Calvi, Banco Ambrosiano, sulla scoperta della P2. Quel discorso è ricordato per la seconda parte, che è quella: i magistrati devono essere e apparire imparziali, scritto nell'ordine, essere e apparire, perché l'ordine delle cose ha anche una logica. Ma la prima parte del discorso era: giù le mani dall'indipendenza della magistratura, lo sto dicendo rozzamente, ma questo era il segno in un momento di forte attacco. Dunque, pratica tutela, ma attenzione. E i magistrati siamo un po' meno suscettibili. Alcuni insulti possono passarci, io non temo per il colore dei calzini perché è ineluttabilmente blu scuro e sconosco solo quello, ma a parte questi attacchi personali che qualche volta meritano una risposta quando si tocca la vita privata, per il resto fa parte in qualche modo del mestiere. E ricordiamoci che il principio della pubblicità dei dibattimenti, allora portato a quello, da Beccaria a Bentham dice una cosa bellissima: il senso della pubblicità è che il giudice, mentre giudica, è egli stesso sottoposto a giudizio. Questo è quello che noi non dobbiamo mai dimenticare, proprio tanto quanto rivendichiamo la nostra indipendenza e quindi il fatto che noi non abbiamo una responsabilità per le nostre decisioni. La critica, anche più aspra, dell'opinione pubblica deve essere da noi accettata. E se c'è qualcosa che dobbiamo temere, e temere davvero con attenzione, è la piazza che fa il consenso. Attenzione, io non parlo del consenso che vi è stato in alcune occasioni, anche qualche anno addietro, rispetto alla magistratura nei confronti di critiche di provvedimenti che avrebbero, legislativi anche, che avrebbero, ad avviso della magistratura e di chi supportava questa tesi, distrutto l'indipendenza della magistratura. Parlo del consenso sul singolo processo. Non c'è niente di più grave per un giudice, e non voglio neanche osare che qualcuno lo vada a cercare. Passo al secondo e ultimo punto, perché altrimenti mi viene tagliata la lingua. Dalla vigorosa nostra conduttrice. No, c'è ancora 4 minuti. Io mi riferisco qui all'intervento del senatore Palma. Io non amo le manette per i giornalisti, non amo, ne ho fatto oggetto di un recente circolare di indirizzo, la pena detentiva per la diffamazione, e se vi sono stati casi di diffamazione negli ultimi tempi, ma non amo neanche la manetta disciplinare per i magistrati in punto di libertà di espressione del pensiero. Io non credo che si possa intervenire su questo punto, che è un punto delicatissimo di bilanciamento tra la libertà di espressione del pensiero del magistrato cittadino, l'intervento del magistrato di cittadino sui problemi generali della giustizia,
Per esempio, se un magistrato spiega all'opinione pubblica che i problemi della giustizia, nessuno dei tantissimi problemi che la giustizia, l'apparato e il servizio giustizia e la garanzia dei diritti propone, si risolve con la modifica dell'articolo 104 della Costituzione, beh, io credo che questo magistrato faccia bene, lo voglio fare io stesso. Di qui ho sentito rievocare ieri, viene qualvolta brandito questa minaccia della modifica del titolo quarto, qualche volta più sottilmente evocata, non risolverebbe nessuno dei temi della giustizia, dei problemi della giustizia. E però, detto questo, quanto al non utilizzo dello strumento disciplinare che si presta solo in interventi in casi marginali e pone più problemi di quanto non ne risolva, ecco, quell'articolo 6 che è stato richiamato qui del codice etico e che deve rimanere norma deontologica vuol dire norma che non ha la sanzione a livello disciplinare, ma non vuol dire una norma che si butta nel cestino, che non ha nessuna sanzione. Si dice talvolta il codice deontologico non è applicato. Beh, quando lo diciamo noi magistrati dobbiamo cambiare. Il codice deontologico non lo applichiamo, perché la sanzione dei comportamenti contrari al codice deontologico è la prima sanzione, è la disapprovazione dell'ambiente sociale di appartenenza. Siamo noi, tutti noi magistrati, a maggior ragione quelli che, associati nell'Associazione Nazionale Magistrati che ha redatto questo codice deontologico, che tra l'altro ha avuto un successo a livello europeo e internazionale, richiamato anche dal codice deontologico canadese, ha avuto un successo dovunque per la puntualità, forse siamo proprio noi a non attuarlo sufficientemente. E allora applichiamolo disapprovando in tutti i modi, non c'è bisogno di prenderli a schiaffi, no? I magistrati che violano questo, ma ci sono tanti modi per manifestare il nostro dissenso. E poi, qualche volta, se vogliamo attualizzarlo, io vedevo tre massime: il magistrato non interviene né direttamente né indirettamente su vicende che attengono alla sua attività d'ufficio. Ebbene, qui ci sbizzarriamo, riguarda direttamente o indirettamente la mia attività di ufficio, ma il pezzetto di cui io mi sono occupato è appena finito e quindi non me ne occupo più, cioè ciascuno vede quello degli altri, ma tutti noi che siamo, noi, io spero di no, ma tutti quelli che sono intervenuti, il PM Nitto Palma per esempio si è detto che non era mai intervenuto pubblicamente, noi ne siamo sicuri quando era pubblico ministero su vicende. Non è convinto? No, sono convintissimo, tanto quanto sono convintissimo che altri magistrati pensano di se stesso quando forse invece ci sarebbe da avere una maggiore attenzione autocritica, parlo degli altri magistrati. Il magistrato non coopera al processo parallelo. E qui, certo, i conduttori televisivi hanno armi suadenti per invitare a partecipare a queste trasmissioni. Antoine Garapone è stato il primo, forse, a riflettere sul processo parallelo anni fa, quando ancora in Italia non era entrato così di moda e stava iniziando da altre parti. Insomma, colleghi, si può anche dire di no quando ti invitano ad una trasmissione televisiva, si sopravvive discretamente, a me è capitato più volte di dire di no, sono tutto anche sommato. Anche a me è sempre detto di no, ammetto. Sono sopravvissuto. Mai una volta. L'ultima cosa, e qui davvero concludo, ecco, quello che il punto per il quale si crea questa difficoltà sull'intervento disciplinare rispetto a quello deontologico è proprio quando il magistrato intervenga sui problemi generali dei diritti e della giustizia. Qui è veramente pensare di poter intervenire su questo con lo strumento disciplinare, a mio avviso, è profondamente sbagliato, però c'è anche un altro discorso che deve essere tenuto presente. È possibile, non è nemmeno difficile, io credo, intervenire nel modo più rigoroso e più vigoroso su questi temi, per esempio su proposte di riforma legislativa, evitando accuratamente di farsi trascinare in logiche di schieramento politico. Io credo che l'Associazione Magistrati nel corso degli ultimi anni si è trovata a contrastare alcune riforme, anche in modo molto vigoroso. Io mi sono trovato appunto all'inizio degli anni 2000 ad essere presidente dell'associazione che fece una cosa forte, uno sciopero nei confronti di un'iniziativa legislativa. Io credo che noi rivendicammo sin da allora il fatto che questa contrapposizione forte non significò mai una contrapposizione di uno schieramento politico. Ecco, io credo che questo sia una cosa importante. Spesso si evoca strumentalmente il fantasma del partito dei magistrati, ma siamo noi magistrati per primi che abbiamo il dovere di evitare atteggiamenti non meditati e non misurati che possono dare atteggiamenti a chi evoca quel fantasma. Grazie. E sento seduta accanto a...
Annitto Palma, l'ho sentito sobbalzare su un punto di questo discorso. Se vuole replicare, perché mi sembra, no, voglio, diciamo, due minuti però, perché è un diritto di replica di due minuti. Anche molto di meno. Ho ascoltato l'intervento di Bruti Liberati e abbiamo, come dire, un esempio, abbiamo l'esempio di quello di cui prima si stava discutendo. Non si sente? Non so che dire. Allora, prenda il mio. Grazie. No, dico, ho ascoltato l'intervento del procuratore Bruti Liberati e abbiamo avuto un esempio di quello di cui prima stavamo parlando. Come ha detto il procuratore Bruti Liberati, non meditati. Per dire al giornalista francese che aveva toccato Sarkozy, ha detto, dice, le assicuro che anche qui come dire, comportamenti antistituzionali abbiamo avuti tanti. C'è un problema, c'è un problema. Che presso la Procura della Repubblica di Milano pende un'indagine molto delicata nei confronti esattamente di quel soggetto a cui Bruti Liberati si riferiva facendo richiamo a Sarkozy. Tutto qua. Ma questo apparterrà da questo momento alla politica. La chiudiamo qua questa parte? La chiudiamo qua. Va bene, mi sembrava giusto però esplicitare tutte le posizioni. Un pochino di silenzio? Finiamo con il dottor Onida. Dottor Onida, lei è soprattutto in questo periodo nelle cronache per essere uno dei saggi nominato dal presidente Napolitano. Io le vorrei fare una domanda a cui probabilmente lei non risponderà, ma come con il procuratore di Roma, però gli interventi sono fatti delle domande e delle risposte, senso che chi fa domanda fa informazione esattamente. Alcune domande vanno fatte, vanno esplicitate, perché la funzione della domanda, e non dovrei farlo qui in mezzo a persone che sono, come dire, specializzate in questa cosa, la funzione della domanda è evidenziare qualcosa. Poi chi deve rispondere ha il diritto di risposta, insomma, no? E può decidere o meno. Allora, io vorrei avere da un saggio un'opinione sul fatto che, un saggio nominato dal Quirinale e che dunque il Quirinale lo conosce bene, sul fatto che la Procura di Palermo ha chiamato come testimone un presidente in carica. Fatto che nella mia piccolissima cultura giuridica non è mai successo prima. Mi dispiace di tirare in mezzo questo discorso, ma è un discorso, non si può fare una conclusione di un dibattito come questo e non entrare in alcuni dei casi più spinosi. C'ha qualcosa da dire? Sì, mi dispiace di deluderla, perché risponderà. Facciamo in un'altra sede, in un altro luogo, una discussione sulle testimonianze del Presidente della Repubblica. È un tema che non c'entra, secondo me, col tema di stamattina. Io vorrei parlare del tema di stamattina. Gliel'ho detto prima, lo dico adesso. Facciamo in un altro luogo, dove volete, mi date il tempo di prepararvi, di studiare l'argomento, eccetera, eccetera. Noi stamattina stiamo parlando del rapporto giustizia. Però io le vorrei dire che non è proprio esattamente così, perché se c'è... Come? Ma scusate, è previsto nel codice, quando si dice modalità di testimonianza del Presidente della Repubblica è previsto che sia possibile astrattamente, evidente. Va bene. Comunque, ripeto, semmai intercettare non è l'argomento di stamattina. Pone dei problemi spazio e tempo, ma chiamarlo va un bene. Testimone no. Per discuterne una battuta non si può. Sì, va bene, discutere una battuta non si può, però io difendo il fatto che nel circuito tra politica e giustizia e tra testimonianze, il rapporto tra giudici e informazione, questo è stato un po', come dire, l'esplosione nucleare, obiettivamente, di questa situazione, insomma. Va bene, io ho posto la domanda, la faremo in un altro modo, esprimo anche io la mia, anche chi fa le domande ha delle opinioni. Allora, parliamo... No, mi dispiace, appunto, io vorrei parlare del rapporto mass media giustizia. Va bene, parliamo del rapporto mass media giustizia e sentiremo... Non è serio che si possa parlare appunto in una battuta di un argomento così diverso. Allora, evidentemente questo è un tema caldissimo e io sono contento dal punto di vista mio, sono estraneo, non sono protagonista di niente, mi occupo della scuola della magistratura, quindi di formazione dei magistrati, ed questo è un tema che tocca il cuore della formazione. Giustizia e società, avete intitolato voi il vostro congresso, è proprio questo, che la formazione
diciamo, se si deve limitare la formazione giuridica, ci sono tanti altri mezzi, cioè, la formazione dei magistrati, se l'aspetto più delicato è proprio quello che riguarda i rapporti con la società e quindi anche con i mass media. Allora, ci sono evidentemente moltissimi aspetti. Quello più generale di cui ha parlato Antoine Garapon, il rapporto opinione pubblica magistratura, noi siamo soliti dire ed è evidente che la magistratura quando opera non può essere sensibile agli umori dell'opinione pubblica. Non è che si fa il processo guardando, tanto è vero che addirittura si arriva a chiudere le porte del processo quando ci sia il dubbio che ci sia la pressione esterna che possa o spostarlo addirittura il processo quando. Quindi non è questo l'argomento, l'argomento è proprio invece il rapporto con i mass media, con i giornalisti. E i giornalisti sono, evidentemente fanno il loro mestiere, che è il mestiere di informare. E qua, secondo me, ha ragione Ferrarelli quando dice, noi siamo gli informatori, noi dobbiamo decidere quali sono le notizie rilevanti e quali non sono le notizie rilevanti. Non è che potete voi a priori dirci questo è rilevante, questo non è rilevante. Noi abbiamo una responsabilità, non possiamo diffamare, non possiamo e così via. Ma, e questo perfettamente ha ragione. D'altra parte, la giustizia, se vogliamo, è tra le funzioni dello Stato, quella più trasparente, perché mentre i consigli dei ministri non sono pubblici, l'istituto del Parlamento sì, ma poi tante altre cose non sono pubbliche, anzi le riunioni di partito, cioè, ma la giustizia è istituzionalmente trasparente, non a caso il principio di pubblicità delle udienze è un principio che si ricava dalla Costituzione e anche dalla Convenzione Europea, quindi principio di pubblicità vuol dire che il meccanismo della giustizia è per sua natura trasparente e deve essere trasparente. Trasparente vuol dire che è conoscibile da chi poi? Da chi? Da tutti e quindi a maggior ragione da chi fa il mediatore dell'informazione, cioè che porta l'informazione verso l'opinione pubblica. Naturalmente sono due, la posizione del magistrato è chi conduce il processo, fa le indagini, la posizione del giornalista è quello che informa, sono posizioni abbastanza diverse perché il magistrato deve essere indipendente e imparziale, il giornalista sì, dovrebbe essere indipendente ma spesso non è indipendente nel senso che scrive su un certo giornale, segue una certa linea editoriale. E imparziale non lo è affatto, perché la partigianeria nel mestiere giornalistico direi che è diffusissima, anzi forse persino troppo. Quindi diciamo, è un rapporto, in un senso difficile quello. E quello che non va bene oggi in questo campo è la strumentalizzazione. Qua l'ho detto bene anche l'avvocato Spigarelli. Si strumentalizza, è una strumentalizzazione a doppio senso, cioè che i giornalisti strumentalizzano le indagini giudiziarie e i processi talvolta, o spesso, e forse talvolta la magistratura è indotta o ha la tentazione di strumentalizzare la stampa e la diffusione delle opinioni nel pubblico a propri fini, anche magari a fini di giustizia, intendiamoci, anche a fini di giustizia. E dietro a questo cosa sta il fatto che il processo è pubblico tutto, nella parte dibattimentale, il principio di pubblicità è assoluto, poi ci possono essere delle circostanze nelle quali si deve, per ragioni superiori, per certi interessi, limitare la pubblicità, ma il processo è... Allora, quello che invece non è pubblico, che cos'è? È l'indagine preliminare. Allora, il grande tema è le indagini preliminari. Io personalmente non sono un tecnico, non sono competente, non ho fatto il penalista, ma ritengo che ci sia troppo spazio anche nel codice per le indagini preliminari rispetto al processo. Ma cioè che sia l'enfasi su una fase che invece non ha quelle caratteristiche che ha il processo, cioè la pubblicità, in cui si celebra, si fa giustizia davanti al pubblico in maniera assolutamente trasparente. L'indagine preliminare non è così, evidentemente. E quindi si sa molto meno dell'indagine, si sa talvolta troppo poco dell'indagine preliminare. Nessuno sa come nascono, nessuno sa come si scelgono le notizie di reato, quali priorità si usano nelle procure per agire, nessuno sa quali sono le notizie di reato che pervengono, montagne di notizie di reato ovviamente, nessuno sa come si usano i famosi registri, io non mi ricordo mai i numeri, ma il registro dei fatti privi di rilevanza penale, il registro dei fatti contro ignoti, il registro contro noti, come si usa il passare da uno all'altro. Nessuno capisce quali sono i tempi talvolta dell'indagine preliminare, benché nel codice stiano scritti dei tempi abbastanza precisi. Nessuno sa, e questo forse evidentemente in parte è necessario,
che vengono disposte delle intercettazioni, perché se si pubblicasse il decreto di intercettazione ovviamente viene meno lo scopo, però ecco, nessuno sa come viene usata questa. Quante volte si parla di intercettazione a strascico? Io non so se ci sono, mi dicono che ci sono. Ecco, questo è un... Allora, che cosa voglio dire? Le indagini preliminari sono il lato, come dire, su cui si presentano questa malattia del rapporto con la deformazione. Perché da un lato è appunto meno trasparente, in parte per necessità ovviamente. Dall'altro lato, tra giornalisti, tra giornali, c'è la concorrenza, cioè chi corre a prendere lo scoop. Allora, la gara è a procurarsi le notizie. Non è la selezione di chi pubblica, Ferrarelli che valuta se c'è la rilevanza, eccetera, eccetera. Il problema è la gara a procurarsi le notizie. E procurarsi come si procura in concorrenza. Chi arriva prima, prende. Chi ha l'amico, prende. Chi ha la conoscenza, chi... Non arrivo a pensare che si possano usare mezzi più illeciti, come mezzi corruttivi veri e propri, ma insomma è questo correre ad avere la notizia e a utilizzarla, la strumentalizzazione e l'utilizzo delle notizie che spesso è strumentale. Allora io credo che qua abbia ragione Ferrarelli quando dice, ma insomma rendiamo conoscibili gli atti da tutti, quando ovviamente è possibile. Io credo che, ho l'impressione, ripeto, non sono un tecnico, ma che molte volte non ci siano ragioni di giustizia, per così dire, cioè ragioni che attengono alla repressione dei reati, che impediscono di rendere conoscibili gli atti. Ci sono solo c'è una lunga fase, spesso molto lunga fase, tra l'altro tra parentesi va detto che il problema dei tempi, la giustizia come noto ha dei tempi lunghi, troppo lunghi. L'informazione ha dei tempi brevi, troppo brevi, nel senso che si agisce in tempo reale e dopo quando il processo avviene nessuno va ad ascoltarlo. Credo che sia poco diffusa oggi la pratica di andare ad ascoltare i processi, i dibattimenti e di riferire sui giornali l'opinione. Ferrarelli lo fa delle volte, ecco, ma non sono molti. Ecco, quindi diciamo, il problema dei tempi. Allora, come si fa? Bisogna intervenire su questi dati malati, sugli elementi che conducono a strumentalizzare. Perché il segreto dell'istruttorio ha una sua ratio, la ratio è quella di non pregiudicare l'attività di prosecuzione dei reati, ma non ha la ratio di impedire all'opinione pubblica di sapere come nascono le indagini, sapere da dove nascono, sapere come si conducono, quali risultati portano. E giustamente il procuratore Pignatone prima diceva, ma spesso le indagini partono, non è che lo stesso procuratore sa come va a finire. Certo, ma invece l'informazione che lo pesca subito la cosa, anche se siamo nella fase preliminare in cui lo stesso procuratore della Repubblica non sa come andrà a finire e non ha idee precise, e invece il giornalista arriva in tempo reale e dice, ah ecco, c'è la colpevolezza, c'è il fatto. Ecco, questo secondo me è l'aspetto malato del rapporto mass media giustizia. Va bene, io direi che possiamo concludere con un Ferrarella for President, è l'unico qui che ha ottenuto quasi il coro generale di consenso sulla sua proposta, e io spero di aver, come dire, correttamente gestito un dibattito che non era proprio semplice. Perdonate la mia franchezza, ma è il mio lavoro. Grazie. Scusi, io ho rifiutato.